il mercato di mezzo era questo grande capannone e dentro c'erano tante bancarelle, era molto bello, piene di frutta e verdura, molto colorate. Aveva la fila in mezzo sia da una parte che dall'altra, che c'erano tutti i banchetti di frutta e verdura. Poi c'erano dei droghieri con dei profumi, quello che vendeva il caffè, le spezie. I mercati generali della frutta e verdura, era il mercato più importante di Bologna. È un luogo affascinante perché questo è un posto antico, ci sono dei monumenti qui attorno che sono favolosi. Quando ero bambina qui era sempre pieno, 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 come adesso il sabato e la domenica. Qui trova ancora le pescherie, trova ancora i fruttivendoli, che probabilmente nelle periferie si sono un po' rarefatti. Tutte le volte che vengono i turisti, l'unica cosa che dicono è che questa zona è bellissima, è la cosa bella che avete, che voi avete questo di bello, quindi cercate di non distruggerlo. E dei mercati così loro non ne hanno. È un bel colpo d'occhio che probabilmente nelle città, molte città straniere, non c'è. Ci si sente a casa, ecco, cosa che non succede in tante altre strade. Sempre stato il punto di incontro, quindi il quadrilatero per me è questo. Poi certo che c'è il commercio, c'è tutto, quando uno viene qua trova di tutto.